ragazzi, eccoci pronti per un nuovo unboxing riguardante il sito Aliexpress. L'ordine è stato fatto il 4 maggio, è stato spedito l'11 maggio ed è arrivato il 6 giugno. Il tempo totale dal momento dell'ordine a quello d'arrivo è di 33 giorni. Il prezzo pagato è $5.24, che sono 3,80 euro circa. Il venditore ha dichiarato l'oggetto come gift, ha dichiarato un valore di $8, quindi superiore a quello pagato, e ha dichiarato che si tratta di uno shopping cart, perché l'oggetto in questione è un carrello della spesa in miniatura. L'ordine è stato fatto la spedizione è avvenuta con China Post. Apriamo il pacchetto e vediamo il contenuto. L'imballaggio è molto buono. Il colore non è quello che ho richiesto, perché doveva essere rosso, invece è fucsia. In realtà io l'avevo richiesto arancione, poi il venditore mi ha detto che la disponibilità dell'arancione era terminata e ho richiesto il colore rosso, invece mi è stato inviato quello fucsia, però va bene lo stesso. Come vedete il carrello è in tutto e per tutto come un carrello di quelli grandi della spesa, si muove. Può essere usato come portaoggetti, cioè si possono mettere penne, il cellulare o anche caramelle. Sì. Insomma, il materiale è veramente buono. Sentite, è proprio acciaio. Anche le ruote sono di gomma. Questi inserti in plastica, è fatto veramente bene. Io l'ho acquistato perché mi è sembrato molto carino nelle foto e quindi ho deciso di prenderlo. Non è che abbia una grossa utilità, però è molto carino. Se volete acquistarlo vi lascio il link sotto il video come faccio sempre. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Per l'unboxing di oggi è tutto. Al prossimo video.